Mi sveglia oggi con me buongiorno all'azza e dal caffè buongiorno a chi non c'è e al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede il vederlo vorrei è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te Venerdì 10 di maggio, buongiorno Rossini, buongiorno a voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro spazio informativo del mattino dedicato alla rassegna stampa dei quotidiani locali. Spazio che, come di consueto, vi trasmettiamo in diretta dai nostri studi di Via degli Abeti a Pesaro. Sono infatti. Le 7.20 di venerdì 10 di maggio e come di consueto stiamo per andare a sfogliare i quotidiani locali, il resto del Carlino e Corriere Adriatico, momento che... Eh, come da tradizione, precediamo con uno sguardo su uno dei nostri territori e sulle previsioni meteo di questa giornata. Eh, L'ombra di questo eh, scorcio del Pincio di Fano non eh, inganni su una giornata che sarà eh, molto soleggiata eh, per tutto questo venerdì: già a movimento eh, alle porte del centro fanese. Dicevamo giornata eh, soleggiata e calda in questo venerdì 10 maggio, come ci ricorda anche il supporto web di 3B Meteo. Vedete già minime molto sostenute sopra i 14 gradi, con temperature che eh, avranno una massima di attorno ai 21 gradi qui a Pesaro per il sole che accompagnerà tutto questo venerdì. Per quanto riguarda la regione Marche, temperature e eh, eh, clima analogo con temperature che saliranno ulteriormente nella città di Ancona e di Ascoli Piceno, con massime che sfioreranno i 25 gradi. Ed ora andiamo sulle prime pagine. Cominciamo dal Corriere Adriatico. Eh, ponte sul Foglia, Apertura rebus. L'alluvione del maggio 2023 ha provocato ritardi al cantiere della struttura ciclopedonale. È necessario intervenire sugli argini del fiume con il conseguente aumento di costi e tempi. Questo lo sguardo su questa eh, nuova infrastruttura a Pesaro che eh, riguarda il ponte ciclopedonale. Tra la zona di via dell'acquedotto e la zona della tombaccia. E poi eh, un volto molto popolare, quello dell'astronauta eh, Walter Villadei, che ha fatto tappa ieri al teatro Sanzio di Urbino per parlare agli studenti, ma non solo: economia, il futuro è nello spazio, la testimonianza di Villadei. E poi a Pesaro piace agli albergatori l'isola pedonale allargata nella zona di Ponente. A Fano passano due yacht da Bellocchi al porto e il traffico va in tilte. Analisi invece sul super bonus al 95%, investiti 3 miliardi e 300 milioni per 13.700 edifici nella nostra regione. Una notizia di elezioni amministrative che svalica abbondantemente i confini provinciali, arrivando fino al confine marchigiano-laziale di Visso, dove eh, si torna in voga la dinastia dei sensi, la dinastia marchigiana... Eh, storica proprietà della Roma di calcio e anche eh, traghettata fino allo scudetto 2001. Rosella Sensi, eh, già numero uno della società giallorossa, si candida dunque per eh, mh, sindaco di Visso. E poi l'inchiesta del latte adulterato eh, del risalente eh, riconoscibile al gruppo Trevalli Cooperate, presunto caso di latte adulterato che riguarda lo stabilimento di Cogli al Metauro Fattorie Marchigiane. La procura di Pesaro ha incaricato un perito che avrà due mesi di tempo per setacciare PC e telefonini degli nove, dei nove indagati. CNA di Pesaro in luto è scomparsa Verusca Ceccaroni, prematuramente scomparsa questa donna di 50 anni da sempre a servizio della CNA locale. Ed ora la prima pagina del resto del Carlino, titoli... Diversi, spicca l'intervista a coloro che hanno dato di fatto il via all'inchiesta sul caso del latte adulterato. Ecco le prove, titola Il Carlino. Fattorie marchigiane escono allo scoperto: le sorelle che hanno denunciato tutto. Vedete qua il Carlino che ha fatto visita nella loro casa di Colli al Metauro dopo. Le indiscrezioni ci mettono eh, faccia e dichiarazioni ulteriori: Sonia e Francesca Gori, le sorelle che hanno dato il via all'inchiesta. E poi, doping dalla Bulgaria, arrestato eh, un eh, culturista a Pesaro. Un culturista che era andato a ritirare 230 confezioni di anabolizzanti, ma ha trovato la polizia a attenderlo. È avvenuto a Pesaro questo caso. La politica, Lanzi presenta la sua lista civica, Pesaro svolta, c'è anche Rabaken, non è uno scherzo, eh, si intende eh, Albino Calcinari che rappresenta la maschera di Rabaken. Eh, il simbolo del carnevale con il candidato sindaco del centrodestra, dal centrodestra al centrosinistra, oggi arriva Elischlein a Pesaro così come a Urbino, vedremo meglio nel dettaglio anche queste tappe. E, e poi su Pesaro... Eh, Sfregio alla statua di Pavarotti, subito imbrattata con un pennarello e anche aiuole a forma di delfino in viale Trieste, vince la fantasia. Casi invece di cronaca giudiziaria gravi a Fanno, soprattutto questo: figlio di tre anni preso a cinghiate, padre violento alla sbarra, mentre un insospettabile impiegato è stato eh, pizzicato e arrestato con la cocaina in automobile. Anche qua la lezione dell'astronauta Walter Villadei a Urbino: lo spazio dice non è per pochi e dunque apre nuove frontiere a questa eh, che sembra un universo di fatto irraggiungibile, ma o, o soltanto per pochi eletti, come lo stesso Villadei. Lo sport VL, penultima in campionato, ma terza per pubblico, ma con incassi risicati. La classifica delle presenze nei palasport, e poi arriva. Eh, domenica, l'attesissima sfida play-out della Vispesoro, l'andata dello spareggio salvezza a Recanati, parla il doppio ex Alessandrini che dice deciderà la testa. E queste dunque le due prime pagine dei quotidiani locali Corriere Adriatico e Resto del Carlino, cronaca di Pesaro in questo 10 di maggio. Continuiamo la consultazione dei quotidiani sfogliando le pagine all'interno e cominciando proprio dal caso dello scandalo del latte adulterato, il Carlino... Eh, ha visto porte aperte dalle sorelle Gori eh, che finora non avevano eh, erano rimaste in forma anonima o per lo più con eh, iniziali, invece hanno parlato e hanno messo anche la faccia come si vede in questa fotografia. Sonia Francesca e Francesca Gori che hanno dato via all'inchiesta. Eh, fotografia e video, ecco le prove. Eh, il via l'inchiesta Fattoria Marchigiane Trevalli si, si parlava, ricordiamo in questo caso, dello stabilimento di Cogli al Metauro in cui veniva, secondo le sorelle, utilizzata della soda caustica per eh, recuperare il latte che si stava acidificando, che stava eh, per essere avariato e dunque poteva essere rimesso in commercio, un procedimento eh, quasi irrintracciabile con la soda caustica a quanto pare. E, e dunque raccontano tutta questa storia al resto del Carlino con tanto di foto e video nei cellulari e, e poi dicono siamo rimaste scosse dalle dichiarazioni di Aguzzi che invece di difenderci ci accusava di malafede e in questo caso il Carlino riporta anche la precedente intervista all'assessore regionale che si intravede dalla, da questa immagine. Scriveva, io non ci credo, finirà tutto in niente, è una denuncia per ripicca rispetto ai licenziamenti. Le donne dicono, ora siamo più serene perché sappiamo di essere dalla parte giusta e la gente si congratula con noi. Anabolizzanti, arrestato, culturista. Questo caso che è avvenuto a Pesaro e precisamente in via degli abeti, nella zona della torraccia, e questo eh, culturista aveva ricevuto 230 confezioni eh, di prodotti eh, per, eh, come pacco postale altamente dopanti, eh, un'inchiesta partita addirittura dalla Lombardia. Il valore era di 4.000 euro di questi prodotti. Eh, il culturista è stato arrestato nonostante la sua dichiarazione che fosse ad uso personale, la difesa al momento dell'arresto, all'uscita di un centro recapiti Pacchi. C'erano eh, al centro recapiti però ad attendere gli uomini della squadra mobile di Pesaro in questa inchiesta partita dalla Lombardia eh, per un presunto appunto, traffico di sostanze dopanti in ambito di palestra o comunque di culturismo. E poi arriviamo alla politica, ve l'abbiamo mostrato ieri nel nostro TG, la lista di Lanzi che si è presentata, ha presentato i suoi 32 candidati, Lanzi che fa il pieno di sorrisi, eccolo qua il servizio con la foto di gruppo, Pesaro svolta. Che è una lista prettamente civica eh, in quella che è una coalizione che abbraccia i partiti di centrodestra, l'anzi l'ha presentata nella sua sede di piazzale Matteotti. Come vedete, erano presenti le nostre telecamere. Eh, tra i, nomi, eh, i pochi nomi che hanno affrontato avventure politiche ci sono Giulia Marchionni e Giovanni Dall'Asta, che sono consiglieri comunali uscenti, e poi anche il Carlino sottolinea la presenza di Rabaken. Che è il eh, si tratta di Albino Calcinari, eh, dirigente manager, ma noto anche per essere la maschera della città di Pesaro. Che già ebbe una. Eh, esperienza politica da candidato a sindaco eh, diverse tornate elettorali fa ecco la Giulia Marchionni che è la consigliera comunale uscente poi un gruppo formato da tanti personaggi della società eh, civile da medici a personaggi dello sport a colleghi della polizia eh, di, eh, della storia professionale di Lanzi questa dunque la eh, presentazione di, eh, della lista pesaro svolta avvenuta ieri e che vi abbiamo mostrato nel nostro telegiornale. E poi pesaro torna città giardino, lasciamo la politica e parliamo eh, di un argomento che in qualche modo abbiamo toccato ieri con eh, la pianificazione del quinto anno di pedonalizzazione di Viale Trieste che avverrà dal 2 di giugno e sarà anche allargata fino a via Paterni, fino all'intersezione fra viale Trieste e via Paterni e intanto si fa una panoramica su un altro argomento che abbiamo trattato in altre precedenti edizioni del TG, ovvero eh, le manutenzioni, le le piantumazioni, la cura del verde che si sta sviluppando su viale Trieste. E poi questa notizia di lutto annunciata dalla CNA pesarese, morta Berusca Ceccaroni, che lavorava da anni nella CNA cittadina, eh, era la responsabile proprio dell'ufficio di Pesaro 1 di via Mameli, eh, ed è deceduta all'età di 53 anni contro, dopo aver lottato contro una brutta malattia. Lutto da parte della CNA, profondamente scossa per questa, eh, per questa notizia. E poi sfregio a Pavarotti, imbrattata la sua statua. È stata segnalata questa, eh, questo segno con un pennarello, una S e una P. Una, uno sfregio eh, non così lampante, ma che comunque rappresenta una, eh, un, eh, una violazione a un'opera d'arte assolutamente censurabile. Un pennarello per segnare una sigla sul bavero della giacca. Probabilmente eh, si proverà a utilizzare le telecamere di Piazzale Lazzarini per eh, aiutare a rintracciare l'autore di questo sfregio. E poi in questa pagina vi segnaliamo, eh, sia con il piccolo articolo che affiancato anche dal ritaglio promozionale. Un, eh, un evento che torna e che seguiremo anche oggi con le nostre telecamere, ovvero Winetur, il forum dedicato all'ambiente, alla natura e alla sostenibilità, che approda oggi al Parco Miralfiore, ma che poi si terrà anche a Fiorenzuola di Focara, ve lo mostreremo eh, anche nei nostri prossimi spazi informativi. E poi oggi e domani c'è il venerini della festa. Delle scuole delle maestre Pie Venerini, festa nazionale che si svolge a Pesaro. Alle 21 c'è il convegno al teatro sperimentale e domani la festa proprio al parco Miralfiore, a partire dalle 9 di mattina. Come ogni venerdì, il Carlino dedica una pagina agli eventi di Pesaro 2024, capitale della cultura. Inaugura oggi una nuova mostra eh, ai musei civici di Pesaro, si chiama Spazi a Tempo, le città viste dall'alto per interpretare la realtà. Uno dei progetti di punta di Pesaro 2024, una mostra aperta fino al 15 settembre. Qua vedete l'artista Olivo Barbieri. E poi continuano gli incontri capitali, domani eh, ci sarà eh, di Bella, Antonio Di Bella che presenterà il suo... Eh, libro L'impero in biblico, l'America al bivio tra crisi e riscossa, questo libro del giornalista Di Bella. E poi, mentre è in corso la settimana da capitale della cultura di Fussombrone, la prossima settimana toccherà a Belforte all'Isauro, che sarà capitale per una settimana dal 13 al 19 maggio, in una festa all'insegna della sostenibilità. E poi vi segnaliamo questo importante eh, momento di confronto sul tema di una patologia come la fibromialgia, l'incubo delle donne. Due incontri per conoscerla meglio. Il primo sarà eh, domenica alle 9.30 nella Sala Rossa del Comune, un incontro a cura dell'Associazione Leali di Hauser. E passiamo su Fano che attende la tappa d'arrivo del Giro d'Italia che sarà il prossimo eh, giovedì, e si prepara la città, si accendono le vetrine colorate di rosa, ma anche le polemiche come descrive questo articolo di Tiziana Petrelli, perché ancora per quello che sono le attività non si conoscono orari, modalità di strade chiuse ed eventuali deviazioni per attraversare la città, c'è chi fatica ad organizzare le attività e insorgono appunto le associazioni di categoria che vogliono chiarezza in tal senso. E poi una notizia che vi abbiamo riportato in prima pagina: una notizia che arriva dal tribunale, un caso eh, bruttissimo di maltrattamenti in famiglia, eh, riguarda appunto un cittadino eh, fanese, eh, un quarantotenne residente a Fano, ma originario della Puglia, che è accusato di maltrattamenti in famiglia. Se ne ricordano in questo articolo alcuni di quelli delle testimonianze della famiglia eh, andata a processo, alcuni clamorosi, ovvero eh, l'aver colpito il figlio di tre anni con la cinghia in pelle eh, o anche con un bastone, oppure l'aver abbandonato la figlia di sei anni in aperta campagna eh, costringendola a rincorrere la macchina che se ne andava, un inferno davvero per una famiglia, maltrattamenti per 24 anni, davvero un caso. Terribile esternato per questa eh, famiglia fanese al tribunale di Pesaro. E poi sempre a eh, Fano è stato arrestato un 34enne residente in provincia di Ancona. Eh, che dopo un controllo ha cercato di disfarsi della droga che aveva in auto, la cocaina, ma è stata recuperata. È stato intercettato dai carabinieri, eh, ben unetto di cocaina. Questa è la sostanza assolutamente rilevante con la quale è stato trovato in auto questo 34enne colto in flagrante dai militari. Ad Urbino eh, spicca la visita al Teatro Sanzio dell'astronauta Walter Villa Dei, reduce dalla stazione Spaziale Internazionale in questo incontro che in cui ha parlato agli studenti, ma eh, non solo si è rivolta ai giovani dicendo lo spazio non è per pochi, il sogno è dove vogliamo andare. L'uomo è sempre al centro. Della, eh, nonostante il progresso tecnologico c'è sempre questa eh, sottolineatura alla eh, rilevanza principe della umanità. Elezioni amministrative, si parla di San Costanza, ha presentato la eh, sua lista di reazione futuro, il candidato Domenico Carbone, come si legge in questo articolo, e tornando su Fano, emergono i primi ospiti di Brodetto Fest, i ospiti VIP. Il progetto Fest che si terrà il 30 e 31 maggio e l'1 e 2 giugno ci sarà, come vedete in fotografia, l'attore Riccardo Scamarcio e poi anche la cantante pop jazz Simona Molinari e lo chef stellato Andrea Aprea. Tornando sulla politica andiamo su Cagli, è atteso un dibattito elettorale promosso dal Comitato Parcheggi di Cagli. Si discuta del piano parcheggi, chiede il Comitato Cittadino e chiede anche un rendiconto di quanto installato tra Stalli e Autovelox. E poi un argomento che abbiamo trattato ieri nel nostro TG, ovvero il trionfo del carnevale di Fossombrone. Ricordiamo, Fossombrone è capitale della cultura per questa settimana, capitale che è stata fatta coincidere con il ventiduesimo trionfo del carnevale, questa fastosa rievocazione. Che è già iniziata lunedì, ma che entra nel clou da oggi, è stata eh, rimarcata in Confcommercio Marche Nord, dove eh, c'è comunque una partnership promozionale fin dall'istituzione degli Itinerari della Bellezza. Dunque si entra nel clou ed è un eh, bellissimo invito anche ad andare a Fossombrone eh, per questa eh, occasione. Un, eh, una città in festa con ben 1200 figuranti che si alterneranno in eh, tornei, in acrobazie, in balli d'epoca, in cortei e soprattutto in quello che è il Palio del Cardinale, uno spettacolo tra contrade. Ed ora andiamo a ricordarvi anche eh, il via ad una mostra che ci sarà domani a eh, Pesaro, domani a partire dalle 10.30, all'archivio di Stato. Si ricorda Luigi Guidi, eh, scienziato intellettuale da ricordare, viene celebrato nel suo, 200, eh, nel suo bicentenario, nacque infatti a Sant'Angelo in Lizio nel 1824, intellettuale e scienziato nonché fondatore dell'Osservatorio Valerio, l'Osservatorio Meteorologico di Pesaro. Appuntamento dunque alle 10.30 all'archivio di Stato di Pesaro, in via della Neviera, per capirci, a fianco all'Agenzia delle Entrate. E, e dunque una mostra che taglia il nastro proprio domani. Ed ora lasciamo il resto del Carlino per passare al Corriere Adriatico e andiamo con eh, il tema delle super bonus, eh, riflessioni tra... Eh, Associazioni di categoria, in questo articolo. Siamo già al 95% condomini ancora in ritardo. Nelle marche la misura ha interessato 13.700 edifici per 3 miliardi e 300.000 euro di investimenti in retrazione. I costruttori dicono come abbia rilanciato l'edilizia ma non ha ancora risolto il nodo della conversione in liquidità. Qua vedete alcune voci relative a questo tema da Enrico Mancini della Confartigianato fino a Marco Rossi di CNA Costruzioni e a Stefano Violoni di Confindustria. E poi ve l'abbiamo annunciato nella prima pagina. Arriva oggi Line a Pesaro e a Urbino per sostenere i candidati sindaci. La segretaria nazionale del PD è attesa prima ad Osimo attorno all'ora di pranzo, poi al pomeriggio sarà ad Urbino alle 16.30 in piazza della Repubblica a sostegno della candidatura a sindaco di Federico Scaramucci. E poi in serata alle 19 è attesa a Pesaro in piazzale Collenuccio in compagnia del candidato a sindaco di Pesaro Andrea Biancani. Doppia pagina del eh, Corriere Adriatico su Pesaro dedicata oggi a alcuni lavori pubblici, alcuni lavori pubblici che sono al momento sospesi, cominciamo dal ponte ciclopedonale, eh, struttura che vedete qua in fotografia che andrà a collegare eh, via dell'acquedotto alla zona tombaccia di, di via Fossombrone nello specifico con eh, questo nuovo passaggio ciclopedonale di fatto un ponte affiancato a quello ferroviario però è ancora incerta l'apertura perché l'alluvione di un anno fa ha provocato ritardi al cantiere sul fiume secondo il Corriere adriatico si è reso necessario intervenire sugli argini con aumento di costi e tempi e, e dunque si sono aggiunti costi extra per 765 mila euro secondo il Corriere Adriatico. Il costo iniziale dell'opera sfiorava i 3 milioni coperti da, risor da risorse pubbliche. È difficile che sia pronto prima dell'autunno eh, di questo 2024. Altro intervento ancora in corso è quello della stazione ferroviaria che rimane impacchettata avanti con i lavori per tutta l'estate, intervento complesso di riqualificazione nell'ambito di un progetto pilota che riguarderà anche sosta ciclabili e marciapiedi, così come non è partita la sistemazione della vicina area parcheggio di Porta Cappuccina. E torniamo sul caso dell'atte adulterato, ne abbiamo parlato anche ieri nel nostro Tg, ieri il, il Tribunale di Pesaro ha eh, dato via all'incarico a un perito che avrà 60 giorni di tempo per scoprire i segreti di PC e telefonini dei nuovi indagati, è stato affidato l'incarico al consulente della Procura, i legati, legali degli indagati pronti a chiedere il dissequestro eh, tra due settimane. Anche qua il cordoglio della cena in lutto per la Dio Verusca Ceccaroni, responsabile della sede pesarese dell'associazione che aveva 53 anni e domani ci saranno i funerali alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Casinina. E poi a 70 anni combatto il Parkinson con le sfide in bici. Il dottor Martinelli oggi partirà per la strada di San Francesco questa eh, testimonianza eh, della dei benefici della bicicletta per questa patologia que davvero complessa come il morbo di Parkinson, una pedalata che parte questa mattina, di fatto è già partita o, o quasi perché è annunciata per le 7.30, da Piazza del Popolo. E poi abbiamo parlato, dicevamo, della pedonalizzazione di Viale Trieste che si allargerà. Sul lato di Ponente, fino all'intersezione tra Viale Trieste e Via Paterne, ricordiamo che fino all'anno scorso si interrompeva l'intersezione con Via Pola. Pareri positivi tra gli albergatori e le attività, di fatto vengono inglobati più alberghi e più attività dentro l'isola pedonale, però non piace la collocazione dell'UNAPAR che secondo gli albergatori era da spostare e invece verrà ricollocato nella dismessa area sportiva di Villa Marina. Anche qua si va a sottolineare il eh, via della la presentazione dei 32 candidati della lista Pesaro Svolta a sostegno di Marco Lanzi, con me una squadra di lavoratori. Di poltrone parlo solo dopo il voto. Il candidato del centro-destra Lanzi presenta il suo dream team, con lui anche colleghi della polizia. E poi ricordiamo eh, Elli Schlein che arriva in piazzale con Lenuccio. ci sarà anche Matteo Ricci oltre a Biancani. E poi immagini che vi mostreremo questa sera nel nostro TG: l'arrivo dell'Autogiro in piazza del Popolo per una tappa marchigiana di questo raduno di auto d'epoca che ha abbellito eh, la piazza e ha attratto tanti curiosi. Ad Urbino, l'uomo proiettato nello spazio, sogno fatto di studi e sacrifici. Al teatro Sanzio, l'astronauta Villa Dei, con eh, anche la sua tuta, che ricordiamo è stata creata da una startup fanese, ovvero la Space Ware. E poi, sempre ad Urbino annunciato un nuovo sigillo dell'Ateneo niente meno che allo showman Fiorello che vedete qua eh, per i suoi eh, contributi alla comunicazione con il programma eh, Viva RAI 2 e dunque eh, c'è una data indicativa quella del 21 maggio per la consegna del sigillo d'Ateneo a Fiorello mentre martedì 14 maggio sarà a eh, Urbino eh, l'attore e regista Fabio De Luigi per incontrare gli studenti e intrattenersi su quello che è la professione del, dell'intrattenitore e in particolare del, dell'attore dell'artista comico. A fano sulla sanità raffica di critiche alle regioni, ma alla regione mancano risposte certe sui servizi. Eh, un dibattito. Eh, che eh, ha visto Marta Ruggeri di Movimento 5 Stelle ricordare come il 10% degli utenti rinuncia a curarsi, Sciumbata della CGL dice troppe concessioni ai privati, Zuccatelli nostalgico dell'ospedale udico, sbagliato investire sui piccoli nosocomi. A Fano poi si segnala il passaggio di yacht in pieno giorno che... Creano alcuni disagi, è stata staccata la corrente, è andato in, il, in tilt il traffico veicolare. Nuove disagi da Bellocchi al porto ieri pomeriggio. Rischio anche dell'alta tensione con eh, la corrente staccata. E poi, tema elezioni, con alcuni comuni in cui non sembra eh, profilarsi salvo eh, last minute ormai improbabili eh, una corsa, una sfida elettorale: ovvero ci sono. Comuni che corrono da soli. Uno di questi è Cartoceto, dove Enrico Rossi, 41 anni, si candida al terzo mandato. Eh, ma sono senza rivali anche Marco Marchetti, che è il sindaco uscente di, eh, di Sant'Ippolito, mentre a Montefelcino corre da solo il eh, vice sindaco Maurizio Marotesi. Si ricorda che gli aspiranti sindaci, però, rischiano perché serve un'affluenza di almeno il 40% e il 50% dei voti validi per reputare eh, convalidata l'elezione. A Fossombrone si ricorda anche qua il trionfo del Carnevale, rievocazione con 1200 figuranti, con Confcomercio che partecipa all'evento della Proloco, eh, trionfo del Carnevale che da oggi a domenica sarà ogni giorno con diversi eventi presente nel centro di Fossombrone. A Gabic domani torna l'appuntamento col tuffo collettivo di primavera. Gabic ci riprova dopo il rinvio per la pioggia del 25 aprile. Appuntamento nella spiaggia di Sottomonte. E poi un'altra eh, amministrazione che corre in solitaria per ora alle elezioni, ovvero quella di Patrizio Federici, eh, ex assessore che ora si è candidato a sindaco, eh, il debutto eh, pubblico martedì prossimo con la presentazione nella sala consigliare di Tavuglia. Vi ricordiamo anche alcuni appuntamenti che eh, seguiremo con le nostre telecamere in questo weekend, eh, a cominciare da questo sconfinamento in territorio romagnolo a Rimini dove saremo presenti alla Techstar Startup Weekend, evento organizzato da Riviera Banca, appuntamento che poi vi mostreremo attraverso uno speciale di approfondimento, idem per l'appuntamento sportivo, quello della Gran Fondo Squali Trek, grande evento ciclistico che torna per la nona edizione e che inizia di fatto già oggi con i primi appuntamenti. È una grande raduno ciclistico con tanto di competizioni che coinvolge Gabice Mare e Cattolica domenica. La gara vera e propria su tre percorsi che sarà seguita dalle nostre telecamere e che sarà oggetto anche di approfondimenti nei nostri prossimi spazi informativi. Ed ora come di consueto andiamo a dare il buongiorno ai tanti che ci seguono, interagiscono con noi attraverso la nostra pagina Facebook. Eh, salutiamo dunque Michela che ci saluta da Borgo Santa Maria. Buongiorno Gianluca, buongiorno Danilo che ci saluta da Petriano, a Dornella, buongiorno a Fiorella, buongiorno a Danna dalle quartiere Celletta, a Lorenzo che ci saluta da Morciola, Roberto che ci saluta da Trebbiantico, e buongiorno a... Eh, non è ben chiaro il nome in questa, eh, in questa dicitura, ma eh, la salutiamo comunque, eh, sal salutiamo anche il eh, consigliere comunale D'Agliene Malandrino, Ornella che ci ha salutato poco fa censura eh, e spera che venga punito il, chi ha sfregiato la statua di eh, Luciano Pavarotti e eh, buongiorno anche a Davide, a Simone, a Dale, a Roberta che ci saluta dal porto di Pesaro. Ed ora andiamo allo sport, riflettori puntati sulla Vis-Pesaro che eh, inizia eh, la sua sfida play-out e sull'Ital Service che proprio questa sera inizia invece il suo ciclo play-off. Cominciamo dalla Vis eh, con i dubbi di formazione. Eh, Sull'attacco si punta sulla coppia Carlson-Molina, coppia tutta straniera, l'islandese e l'argentino, coppia quasi obbligata perché Nicastro è squalificato, Stellone fa, sta facendo le ultime prove per il play out di domenica che, ricordiamo, si giocherà alle 18, tutto esaurito il settore ospiti pesarese, venduti tutti i biglietti, lo ricordiamo. Eh, e dunque questa coppia d'attacco con Pucciarelli a sostegno dovrebbe anche recuperare Obi a centrocampo gli avversari della Vis, il presidente Guzzini carica la ricanatese prendiamoci questa salvezza, il patron ieri all'allenamento ha promesso un premio ai giocatori in caso di eh, permanenza in serie C occhi puntati su Melchiorri, uno dei giocatori più rappresentativi che è in dubbio ma dovrebbe farcela e poi, dicevamo, l'Ital Service si comincia con i playoff in casa della capoclassifica Olympus Roma. Alle 19 il fischio di inizio di gara 1 dei quarti di finale al Pala Olgiata in casa dell'Olympus Roma. Il Patron Pizza dice giochiamo contro un avversario che ha vinto la regular season ma restiamo ottimisti. Dopo la salvezza ottenuta nella scorsa stagione siamo riusciti a costruire un roster competitivo. E Torniamo al calcio. Parlando del Fano Gonzale, scuola e granata. Dice: Ho dato l'anima per questa squadra. Il centrocampista commenta la retrocessione, ne ho versati di lacrime. Qui ho ricevuto tanto affetto. E poi la VL che chiude la stagione con la marra retrocessione non meritata da un pubblico da podio che ha avuto una media di 5.598 spettatori alla Vitro Figarena e dunque sarebbe terza in classifica in questa, in questa graduatoria di, eh, di affezione, di passione del suo, della sua roccaforte, meglio di Pesaro soltanto Milano e Bologna che hanno avuto ben altra classifica sportiva. Un tesoretto di affetto che la nuova governance dovrà tenersi stretto nella ripartenza dalla Serie A2. E poi sul basket invece di Serie B, Loreto Pesaro ha sbancato Senigallia, Bravante in vantaggio su Fiumicino. Le formazioni pesaresi hanno chiuso la serie dei quarti di finale playoff. Andiamo allo sport del QS, quotidiano sportivo eh, del resto del Carlino. Sulla Vis c'è l'intervista a Marco Alessandrini, eh, allenatore doppio ex eh, di Recanatese e Vis, il tecnico che ha guidato entrambe le squadre per due stagioni. Un dispiacere vederla ai playout resterà in C chi sta meglio di testa ha guidato la Recanatese in tempi recenti, ha, de, ha invece guidato la Vis veramente inizio carriera. Vedete questa foto ingiallita del 93-94 con cui Alessandrini porta la vis a vincere l'interregionale. Sulfano adesso c'è guida inutile a canirsi, l'ex team manager Storoni ha incontrato il presidente, non mi ha chiesto di ricoprire alcun ruolo, diamo di fiducia, il club è suo. E poi anche qua VL, altro che retrocessione, tifosi ai vertici, la Lega Basket ha diramato i dati ufficiali, Pesaro è terzo in classifica, con 5.598 spettatori dietro a Milano e Bologna, un dato che è anche cresciuto del 16% rispetto al 2022-2023. E dunque, questa amara constatazione di un pubblico eh, da podio contro una squadra da, retroces da retrocessione. E poi il via ai playoff dell'Ital Service, sottolineato anche dal Carlino. Gara in salita contro l'ex Marcelino. Oggi alle 19 al pallo alzata. Gara 1 dei quarti di finale. 21 punti dividono le due squadre in classifica. Questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa odierna, che come di consueto. Concludiamo ricordandovi alcuni appuntamenti sulla nostra emittente sul nostro canale 80 in questo venerdì, lo facciamo dal momento eh, che sarà subito successivo alla nostra rassegna stampa, quello delle 8 di mattina con gli spazi di approfondimenti del nostro magazine La Natura della Cultura questa finestra sui tanti appuntamenti legati a Pesaro 2024 che vi trasmettiamo in tre giornate, in tre fasce orarie, quella appunto del venerdì così come quella del lunedì e del mercoledì, quella delle 8 del mattino, quella delle 13 e quella delle 20 subito dopo il telegiornale serale. Il tutto riassunto eh, questi tre eh, momenti, il sabato e la domenica, il sabato alle 12 e alle 19 e la domenica alle 15 e alle 21. Venerdì è come di consueto il momento dedicato anche alla lettura e al commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Marco di Giorgio, l'appuntamento è alle 17.30 con replica, domattina alle 10.30 e al pomeriggio alle 16 e domenica mattina alle 8 e alle 11. E poi questa sera profumi e sapori di primavera a Candelara. Alle 21.20 andremo a eh, proporvi questo speciale realizzato in questo grande appuntamento organizzato lo scorso eh, fine settimana dal Proloco di Candelara. A seguire andremo a scoprire la mostra eh, dedicata all'Ottocento di Fiorenzuola di Focara. L'Ottocento Svelato, una mostra inaugurata lo scorso fine settimana e che accompagnerà le vie del Borgo sul San Bartolo fino alla fine di settembre. Appuntamento questa sera alle 21.40. Vi ricordo poi le ultime notizie di questo venerdì, quelle di Rossini News, prima edizione. Come di consueto alle 19.30 con anche possibilità di diretta Facebook e poi le repliche, 20.30, 23.30, mezzanotte e mezza e il giorno seguente alla messa in onda alle 6.30 di mattina e alle 13.30. E dunque vi aspettiamo questa sera per le ultime notizie di questo venerdì, si chiude invece qui lo spazio informativo del Mattino Buongiorno Rossini, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon venerdì e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi.